ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89, tra poco m'ammazzano. Stiamo su Duke Nukem Megaton Edition e questo è 4 chiacchiere o forse qualcuna in più pure in game. E oggi parlerò di un argomento che mi sta talmente a cuore che sono sicuro che morirò perché non sarò per nulla concentrato. Per nulla proprio, per un cazzo di Gucci. O non muore, su Wino. Perché quando comincio a parlare delle cose che mi stanno a cuore, vedo solo quelle, se gioco è come se non me ne fregasse proprio un cazzo di nulla. Quest'Italia qui, che fine sta facendo questo nostro povero paese? Perché aspetti che sia qualcun altro a fare qualcosa? Cioè, nel senso, vogliamo far qualcosa oppure ci leviamo di culo? O l'uno o l'altro, ragazzi, perché io qui mi sto rompendo i coglioni a dei livelli, guarda, guarda quel suino. Perché la gente le palle qua non ce le hanno. Palla e non fa un cazzo. Si guarda la partita con l'abbonamento a Sky o quel cazzo che l'è. Tutto tranquillo finché c'è il pallone. Cioè, ragazzi, queste sono cose che poi mi fanno riflettere sul fatto che se questo popolo meriti effettivamente di una situazione migliore di quella in cui ci troviamo. Cioè, mi fa proprio viene il dubbio, capito? Viene il dubbio. Però per quelli come me, perché non sono l'unico, non è che penso di essere speciale, che penso di essere l'unico che si è rotto allegramente le palle. No, io sono convinto che sono in buona compagnia e vorrei fare quattro chiacchiere con voi riguardo quello che adesso sta succedendo. Ora muoio perché forza. Cosa sta succedendo? Cioè, siamo in una situazione in cui tutti Renzi e le cose non vanno. Intanto l'avete votato. Cioè, voglio dire, ragazzi, se lo votate, cosa cazzo pretendete? Cioè, non è che potete poi piangere sul latte versato. Se voti quello, quello hai. E poi te lo tieni per gli anni che sta, capito? Cioè, alla fine la gente vota ancora il PD, capito? Quindi, male male, se la gente è scema, se la maggioranza della gente, ecco, è scema, regna sovrana la stupidità, no? Però voglio dire, adesso c'è Salvini, no? Che è entrato in campo ormai da un po', da un bel po', aiutiamoli a casa loro, ruspa, la flat tax, 15% a tutti, no? Tutte queste proposte che a leggerle e a sentirle in TV e leggerle su Facebook, uno direbbe, cazzo, è il messia. Arriva questo, ci mette tutto a posto, li mandiamo tutti a casa, Renzi va a casa, l'altro va a casa e il paese diventa... Lui dice sì, col tempo, diventa il paese dei balocchi l'Italia, sì sì. Allora, ragazzi, non prendiamoci per il culo. Io vi dico subito che nel caso, perché non è neanche detto, ma nel caso in cui dovesse andare a potere Salvini, ma io non credo perché alla fine ci sono troppi intralacci lì che manco ci arriva secondo me. Poi la gente è scema, lo chiama razzista soltanto per i ragionamenti che fa, ma non è tanto quello il problema. Il problema è che... porca puttana il problema. Il problema ricominciamo. Il problema è, porca puttana, che quelli, lui, secondo me, poi io vorrei tanto sbagliarmi, ma vorrei essere la persona più sbagliata che ci sia. Cioè, lui è in cerca della poltrona, però bisogna vedere poi una volta che la conquista, se la conquista, cosa farà. Perché è facile parlare bene, perché vogliamo ricordarci che perfino Renzi, Berlusconi, un po' tutti hanno detto delle cose giuste. Perché finché si tratta di parlare tutti sono bravi, tutti sono bravi. Ora non è che per puntare il dito verso Salvini, non è che sono contro di lui. Cioè, io dico semplicemente che sono pessimista. Io ho visto tante di quelle promesse a cazzo di cane che io ormai sono diventato completamente... Cioè, boh... Per me puoi parlare quanto ti pare, insomma, tanto i fatti sono un'altra cosa. Salviamo sta cazzo di partita che da capo non voglio cominciare. Però staremo a vedere, io una possibilità la darei, sì, la darei anche solo per il fatto che di meglio non c'è. Cioè, di meglio che c'è il Movimento 5 Stelle, che ormai io un tempo mi fidavo quasi, però sono dei completi comunisti, sotto sotto. Poi c'è chi, i vegani, gli animalisti, persone veramente...
che secondo me hanno, sono a favore dell'immigrazione, quindi non mi ci rispecchio neanche per, cioè mi rispecchio proprio per poche ideologie, ma finisce lì, quindi anche là non ci siamo. Dico, secondo me non si arriva da nessuna parte finché, fino a quando si seguono i canoni imposti da questo governo, ovvero vai a votare, cioè fanno andare al potere chi vogliono loro. Ci vogliamo ricordare questi ultimi governi che abbiamo avuto, governi che io definisco abusivi? Cioè, se deve essere così, cazzo, andate tutti a fanculo, scusami, so se può essere considerata normale una cosa del genere, ma comunque ragazzi, per dirvi, io sono pessimista, perché finché uno dice mille cose giuste rimangono parole, io voglio i fatti, quindi votatelo, datemi una possibilità, però non, cioè, non ci contate troppo, perché insomma potreste rimanere delusi, potreste, spero di no, ripeto, spero di sbagliarmi, cazzo, magari, magari fosse, boh, magari onesto, ma io ci spero proprio, ma guarda, ormai io sono dell'idea che già chi decide di entrare in politica, insomma, vuol dire che è interessato a un po' di cose, tra cui dindi, poi qualcuno potrebbe anche obiettare, ma secondo me è così, quindi alla fine, insomma, il tempo ci farà capire se... Perché secondo me Renzi non durerà più di tanto, potrà durare un altro po', però la gente veramente adesso siamo arrivati a dei livelli che si sono rotti i coglioni un po' tutti, credo, cioè... Perfino i più imbecilli che l'hanno votato all'inizio, quelli proprio che se li bussi sulla testa senti il rimbombo, perfino quelli stanno cominciando a capire. Io lo sento in giro, la città di Arezzo è sempre stata una città molto rossa, no? Molto rossa, comunisti qua, però perfino qua gli sta sui coglioni, pensate un po', cioè perfino qua che sono tutti stronzi, non tutti, ma quasi, non danno ragione, non gli danno ragione. Ora qua su ci posso andare, sì, ci posso andare. Niente, questo è quanto, che vi devo dire, io non lo so, non so che cazzo succederà ora. Succede che le cose prima di andare meglio devono andare peggio, ma peggio di brutto, perché ancora si sta bene. Io quando esco fuori vedo le macchinone, vedo la gente, insomma, no, io non, questa crisi ne sento parlare ma non la vedo, quello è il discorso. Io vedo più macchine che mai, io ho 27 anni quasi, ci sono più macchine ora che in tutti gli altri anni, capito? Quindi alla fine sta grande crisi, no, di cui si parla, ma... Sì, c'è qualcuno che è in difficoltà, certamente, ma non è che... Quindi, per cambiare le cose, bisognerebbe andare molto peggio di ora per far smuovere il culo a qualche italiano. Perché finché c'è la macchina con la benzina, il coso e il calcio, tutto va bene. Ci possiamo far prendere per il culo in eterno pure, senza problemi, qui ora è un buio di merda. Ma ah, comunque a me queste cose fanno girare, perché dico, quello di cui questo paese ha bisogno, sapete cos'è? Sapete di cosa ha proprio bisogno l'Italia? Di un po' di onestà, un po' di onestà, perché siamo uno dei paesi più corrotti al mondo. Ora cercatevi i dati su Google, siamo uno dei paesi più corrotti al mondo, va bene? E non è un dato così, no, è una cosa seria, cioè, capito? A livelli del terzo mondo proprio, una corruzione... Che ha delle radici profonde ovunque, la comune amministrazione, una cosa proprio, cioè, per cui torna al discorso, chi entra in politica, se è onesto, è una cosa strana, io dico solo questo. Ora questa cazzo di keycard, non so, do cazzo è... Ah, senti, ecco le spalle, suino. Però mi girano i coglioni, perché ci sono sempre gli stronzi che dicono andiamo in politica, guadagna un po' di soldi, vaffanculo a voi, madonna. No, no, ragazzi, quando parlo di certe cose, sono incazzato dentro, non riesco a concentrarmi, non riesco, è inutile che mi dai il maiale col fucile, cioè, perché è una cosa poi seria, un argomento proprio... Cosa fare? Voi mi chiedete, ok, ti sei, tra virgolette, lamentato per il costo di questo video, Zeb, ma cosa vuoi fare? Allora, la cosa da fare, secondo me, è... Cioè, quando c'è una legge, una cosa che lo Stato vi impone di fare, se
trovate che sia ingiusto, voi avete il diritto, cioè se è una cosa anticostituzionale, voi avete il diritto, voi avete il dovere, meglio dire, di non obbedire, di disobbedire, perché ci stanno proprio prendendo per il culo, ci vogliono prosciugare e basta queste persone, capito? E io mi sono rotto le palle, tanto sto sistema prima o poi cambierà perché è insostenibile, però ogni momento che passa i coglioni pesano sempre di più, eh. Poi noi siamo gli ultimi degli ultimi ad agire, perché negli altri paesi come c'è qualcosa che non va, tutti in piazza, tu vedessi che lavoro, basta cercarsi le foto qua, là, subito, appena c'è una virgola che non va bene, tutti in piazza incazzati. Qui per far scendere la gente in piazza, ripeto, devi levare Skype per 3 giorni, poi vedi il casino che c'è. Mi devi levare pomeriggio 5, poi vedi che casino. Vedi le rivolte, poi si rilevi canale 5, per dire. C'è roba da matti, che alla fine, no, più ci penso, porca puttana, più ci penso e più penso che cazzo gli italiani si meritano sto schifo. Perché inutile di nuovo, ora ci muoio di nuovo, madonna. Ora mi devo levare di... ed è chiuso, madonna. Che cazzo, cioè, uno che... Poi i giovani di oggi se ne sbattono, anche nel mio TeamSpeak, ogni volta che si parla di politica, certo, tutti mi danno ragione perché sono zebbe, leccano il culo. Io lo dico, leccano il culo, però o la pensano diversamente da me o comunque non gliene frega proprio un cazzo. Dico, ma perché sotto sotto pensano, ma non sta a me pensare a certe cose, pensiamo ai videogiochi, a Minecraft, a Counter-Strike... Senza rendersi conto che un giorno toccherà anche a loro avere a che fare con queste stronzate. È inutile che fa, insomma, si nascondono dietro un dito, dietro i loro genitori. Che ancora sono... Perché poi alla fine anche è immaturità, alla fine. Comunque mi sto divagando un po', lo so, però sono tutti discorsi connessi l'un l'altro, capito? So solo che sto incazzato nero. Incazzato nero, e più ogni giorno che passa, ogni giorno che divento sempre più popolare qua su YouTube, di pari passo cresce anche il mio senso di dovere di dire la mia, perché molti, no, ecco, apriamo anche questa parentesi visto che ci siamo, molti su YouTube dicono, ma parli di politica, ma allora ti vuoi proprio male, cioè tu vuoi per forza che il tuo canale vada male se parli della fottuta politica, cioè non fai altro che crea casino, crei flame, poi la gente ti manda a cagare. Ma il problema è che io do importanza a queste cose, come è giusto che sia. Faccio scivolare il nostro futuro, perché quello è in secondo piano, perché è una cosa importante. Non che vabbè la politica ci penserà. No, cazzo, no. Perché i giovani del domani siamo noi, siete voi ragazzi. È l'ora di dire basta a questi mangioni che vogliono il 22% perfino da quelli che guadagnano meno di 10.000 euro al mese. Cioè, queste sono le cose, questi sono i problemi di ora. Io non ne posso più, cioè io ogni giorno, non passa un giorno, voi non lo sapete perché non mi conoscete di persona, però io vi dico che non passa un giorno dove io non pensi a queste faccende. Ora non so se è normale, forse devo farmi più i cazzi mia, però vi giuro che non passa un giorno dove non ci penso e dove non sono incazzato. Ora dove cazzo devo andare? Non lo so. No, che è? Cazzo è lei che suona. No, veramente, oh. Che poi YouTube ogni tanto per me è una valvola di sfogo, perché veramente. Cioè, cazzo. Manco Dio caro. Cioè, perché poi io ho questa impressione. Gli italiani sono... Non tutti, perché non voglio generalizzare troppo, però la maggior parte degli italiani sono di un'intelligenza abbastanza modesta e finché hanno le loro piccole cose, la TV, la loro birretta, no, loro sono contenti, loro non vogliono altro, no, se i loro diritti sono calpestati, fino a un certo punto gli va pure bene, capito? I politici lo sanno questo. Alla fine non si tratta di altro che i furbi che governano i meno furbi, cioè in sintesi è questo, insomma. Però dico, se a voi va bene, oh,
D'altronde, si sa, la gente con mezzo cervello si è già levata dai coglioni da un pezzo, da sto posto, per dire. Infatti me lo chiedono tutti, Zeb, quando è che te ne vai? Guarda, io non lo so, io so solo che qua non riesco ad andare avanti in questo fottuto livello. Dov'è la keycard? Io non me lo ricordo. Io voglio vedere fino a che punto dovremmo arrivare per spostare un dito. Oh, sono curioso. Ma come fa a scoppiare fin qui, Madonna? Siete proprio stronzi, eh. Mamma mia. No, io vedo. Sono proprio una morbosa curiosità. Io non mi meraviglio che i politici sfruttino tanto la situazione, perché l'occasione fa l'uomo ladro, fa l'uomo marcio, non è che sia. Cioè. È come se uno lasciasse aperto un negozio di sera e si sorprendesse se poi venisse derubato. Cioè, una conseguenza ad un tacere, insomma, della gente. La gente acconsente col proprio silenzio. O comunque non senza. Lascia passare. Se lasci passare, passa la gente. I politici fanno come vogliono. Tanto sanno bene che nessuno protesta, frega un cazzo. Oppure comunque non protestano abbastanza persone, per precisare, magari qualcuno pure sì, ma poca roba. Tipo, a me fa ridere particolarmente quando la gente sciopera, oddio, il sciopero degli autobus, il sciopero, sì, di quanto? Di 2 giorni e poi tutti a lavorare, se no muoiono di fame. Cioè, te stronzate alla fine. Cioè, se sono. I politici se la ridano allegramente lì con lo champagne. Frega un cazzo proprio dello sciopero. A loro frega un cazzo. Perché il cosiddetto sciopero dura una siga nulla. Se fa un sciopero di 5 minuti non frega nulla a nessuno, tranquillo. Fai male solo a te stesso. Fai male solo a te stesso così. Perché non cambi nulla. Cambi che ci perdi tu i soldi al massimo. Di certo lo Stato gli frega un cazzo. A meno che non fai una cosa fatta bene. Fatta bene. Perché io voglio vedere uno sciopero di 3 mesi, cosa cazzo succede? Oppure voglio vedere se un giorno tutti di punto in bianco non fanno più gli scontrini, sai che casino? Cioè tutti decidono un giorno, ok, da oggi non si fanno più scontrini e andate tutti a fanculo. Vedi cosa cambia poi? Si mettono tutti una mano in culo poi. Però non, nessuno lo fa perché le palle non ci sono. Non ci sono le palle, allora senza palle. Oh, anzi, senza palle cosa vuol dire? Vuol dire che, ma io non posso perché perdo il mio posto di lavoro, no? Tutti a pensare al proprio culo, sempre. C'è una cosa. Soprattutto i dipendenti pubblici, guai a fare mezza cosa che lì. Siccome tutti hanno paura. E voi direte, giustamente vengono licenziati, ma cioè, qui stiamo parlando del futuro del paese, abbiate pazienza. E voi pensate, ma mi licenzi, cioè se non ti licenzi comunque rimarrai in quella situazione di merda. Perché di merda è, se ci pensi bene, lo stipendio da risata. Capito? E te va bene, ti va bene? Cioè per il resto della tua vita vuoi fare quello? Vabbè, contento tu. Devi essere proprio una persona semplice, una persona facilmente accontentabile proprio. E l'Italia è composta prevalentemente da questo tipo di persone, vedi? Quindi, cazzo vuoi fare? Fa prima a dire sentite andate a fanculo. Vado Dio buono a, non so, a Malta. Faccio i cazzi mia. Che lì le tasse sono basse e giuste. Almeno. C'è pure l'euro, quindi. Cioè, per esempio, no? Cioè, invece di sta qui a farci prendere continuamente ed incessantemente per il culo dalla mattina alla sera, no? E io queste cose le dico su sto canale che in teoria dovrebbe essere per ragazzini, ma io lo dico perché so che punto primo sono seguito anche da adulti. Punto secondo è bene che tutti sappiano certe, sappiano, oddio, l'acqua calda, che tutti si rendano conto. Perché mi sono rotto le palle proprio, ok? Questo è tutto, chiusa parentesi, lo sfogo è arrivato a termine. E noi ci becchiamo al prossimo video.